Napoli Juventus in emergenza, la vigilia del match di domani sera al Maradona che comincerà alle 18. Analizzeremo la vigilia del match tra poco. Spalletti in conferenza. Rieccoci in studio. Fischio d'inizio. Come sempre, linee aperte, microfoni accesi, via! Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Marte Sport Live, voce ai protagonisti dopo un'ora di voce di popolo. Gianluca Gifuni al microfono, c'è Mario Palligiano in regia con voi sino alle 14. Dunque, ha parlato Allegri che ha informato sulla situazione della Juventus, 14 giocatori disponibili più 3 ragazzi delle giovanili, quindi una squadra davvero risicata per quanto riguarda le alternative, ma Allegri ha detto chiaramente: ho la squadra ideale per affrontare il Napoli. Sono out tutti i sudamericani, compreso Cuadrado, out anche Chiesa. La Juve dovrebbe giocare con Chesney in porta, De Sciglio, Bonucci, Chiellini e Luca Pellegrini in difesa, McKennie, Locatelli e Rabiot a metà campo, Bernardeschi, Morata e Kulusevski in attacco per il 4-3-3 che proporrà Allegri al Maradona domani sera. Un po' di problemi anche per il Napoli. Osimhen tornerà unitamente a Rahmani ed Elmas solo nel pomeriggio per la rifinitura, l'ultima in vista della partita, perché i 3 giocatori sono a Roma all'ambasciata britannica per ottenere una esenzione speciale per poter partecipare poi, essendo stati in paesi che sono in lista rossa per il Regno Unito, appunto per poter partecipare tra 6 giorni all'Ester Napoli, a partita che si giocherà come prima dell'Europa League della nuova stagione. Per cui Osimhen arriverà nel pomeriggio insieme ad Elmas Rahmani di ritorno da Roma dopo gli impegni con la nazionale, sarà di disposizione di Spalletti per l'ultima rifinitura, mentre Ospina arriverà in serata e dunque non avrà neanche il tempo di allenarsi, andrà direttamente in porta tra i pali domani con la Juventus. L'unica buona notizia in casa Napoli è che Zielinski ieri si è allenato con il gruppo, il polacco sta bene, domani dovrebbe essere della partita sotto punta, quindi alle spalle di Osimhen. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Dalle 13:30 saremo in collegamento con Gianni Di Marzio per il filo diretto e adesso presentiamo subito Peppe Iannicelli. Peppe, buonasera, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Gif e a tutti i nostri radio telespettatori. Beh, insomma, Napoli-Juve, chi se l'aspettava? Un'emergenza da entrambe le parti, perché tutti e due gli allenatori hanno grandi difficoltà. È la follia dei calendari, la follia di calendari compressi che costringono due grandi squadre, due grandi club, rivali storiche, dalle quali si attende sempre un grande spettacolo agonistico, quando scendono in campo, a scendere in campo in modo rimaneggiato, assolutamente emergenziale. Io credo che chi gestisce il calcio internazionale debba riflettere profondamente su queste situazioni che sono allucinanti, che offendono il pubblico e peraltro mettono anche a rischio gravemente la salute degli atleti, perché questo andirivieni certamente non fa bene alla salute fisica e mentale degli atleti. Dall'altro lato, una icona del calcio mondiale, della Juventus e delle partite tra Napoli e Juventus, ha giocato in porta e ne ha giocate tantissime nella porta bianconera, Stefano Tacconi. Tacconi, buongiorno. Buongiorno. Dall'altro lato c'è Peppe Iannicelli che le faccio salutare. Buongiorno. Tacconi, le chiedo subito, prima di parlare dell'emergenza tra Juve e Napoli, un portiere come Ospina che sarà costretto ad andare tra i pali della partita difendendo i pali del Napoli domani sera, tornando stasera dagli impegni con le nazionali, quindi senza allenarsi, senza preparare la partita, quali sono le difficoltà in questo caso? Boh, guarda, io meno mi allenavo e meglio andavo. Tanto il portiere non deve correre, non è che deve, che fatica più di tanto, insomma, dai. Ecco, però qualche indicazione magari il tecnico la darà sull'attacco della Juve, su come impostare magari certi meccanismi di difesa, non lo so. Guarda, io stavo talmente fuori dal gioco quando c'era la tattica dell'allenatore che non me ne fregava proprio niente. Insomma. Perché tu non dovevi giocare con i piedi come si gioca oggi? Sì, ho cominciato un po' alla fine, insomma, però insomma,
Il calcio di oggi è molto diverso, insomma, il portiere si deve solo concentrare per fare i suoi senza pensare a tante cose, insomma. È un po' sottotono questo Napoli-Juve, con la Juve che ha un solo punto in classifica e penultima in graduatoria in Serie A, il Napoli ne ha sei ma ha le sue difficoltà, insomma è una partita sottotono rispetto ai grandi match del passato, almeno alla vicina. Sottotono non direi, anzi, insomma, la Juve deve stare anche attenta, anche se Allegri si è abituato a queste partenze, no? Che ha lasciato andare avanti, se non mi ricordo male, per 12, 15 o 16 punti di vantaggio in un campionato che poi l'ha vinto. Non bisogna mai darsi per persi e cercare di migliorarsi, e poi insomma il campionato andrà avanti e vedremo dopo Natale quello che succederà. Fernando scrive: complimenti a Tacconi per aver incassato il calcio di punizione più bello della storia del calcio. E qui, insomma, oltre alle prodezze, diciamo così, attive, si celebrano anche le prodezze passive, quella di Tacconi, Peppe, che ha avuto il merito di incassare un gol incredibile, quello di Maradona, che tutti ricordano. Devo dire che in assoluto è il mio gol preferito, e quindi voglio dire, Tacconi poi l'ha commentato nel corso degli anni con grande simpatia e sportività. Ma noi volevo fare una domanda sulla quale noi spesso dibattiamo, Tacconi. Io sono convinto che un grande club come il Napoli nel calcio moderno debba avere due portieri importanti, grandi portieri come Ospina, e Meretti, che si contendono il posto, nel senso che secondo me per il portiere vale il discorso che vale per gli altri ruoli: chi è in più forma gioca. Lei come la vede? Perché molti invece sostengono che il ruolo del portiere è atipico e dovrebbe esserci una chiara gerarchia a prescindere dal rendimento e dalla condizione. Guarda, con me non giocava nessuno. Giocava solo Tacconi. Giocavo solo io, anche le amichevoli contro la promozione. Guarda, il portiere una volta che più giocava più andava in forma, è normale che... Oggi il calcio è diverso, ci sono 3-4 portieri che non vanno sottovalutati per quanto riguarda lo spogliatoio, no? Devi stare attento, sono troppi giocatori che sono anche scontenti, ma l'allenatore deve essere bravo in quel senso, a fare lo spogliatoio e cercare di non rovinarlo. Ma chi le piace di più, considerato tutto, Ospina o Meret? Ma io punto sempre sui giovani, insomma. Meret è un buon portiere, è giusto che abbia la possibilità di emergere, di giocare, di farsi vedere, insomma. Che Ospina, per la sua esperienza, è un buon portiere, insomma. Su quel punto l'allenatore ha le mani buone, insomma. E secondo lei perché Szczęsny, che era un ottimo portiere fino a un po' di tempo fa, ha avuto una sorta di regressione negli ultimi tempi? Perché il portiere purtroppo psicologicamente va a secondo della squadra, non c'è verso, non puoi giocare da solo, è normale che se la squadra non gira, non gira neanche il portiere. Ma chi è favorito domani sera al Maradona tra Napoli e Juve, con la Juve che ha tutti i sudamericani out, Chiesa out, Cuadrado out? È imprevedibile, una partita che non si può dire chi può vincere. È normale che può essere vantaggiato il Napoli perché gioca in casa, e poi solo quello. E gli spettatori ci saranno, anche se insomma poco più di 25.000, però ci saranno. Ricordiamo che Stefano Tacconi è stato uno di quelli che è venuto a omaggiare la memoria di Diego Armando Maradona, con cui aveva un rapporto ai tempi in cui giocavano i due, con un bel quadro, vero Stefano, che hai fatto realizzare, sì, che hai depositato ai quartieri spagnoli. Ma guarda, con Diego è normale che abbiamo fatto tante battaglie, gliene ho dette anche troppe. Ma ti ricordi qualcosa che gli hai detto proprio di clamoroso? Quando, non so, che disse delle cose in particolari, io gli ho risposto tramite i giornali che non si deve sentire Dio, insomma, che Dio ce n'è solo uno, insomma. Ecco. E lì mi sono beccato un po' di scornacchiata quando sono arrivato, insomma, però insomma.
era anche modo di caricarmi anche. Con i napoletani, Peppe Tacconi, c'è stato un rapporto di amore-odio, possiamo definirlo così. Perché io dovevo già venire a Napoli a giocare per due volte. La prima è dopo l'Avellino, quando ho smesso Castellini, che poi invece mi ha comprato la Juve. E poi? E quando? Poi l'altra quando ero fuori in quel periodo della Juve, che Moggi mi chiamava spesso per tornare a... Per un po' non ci sono cascato. E perché non ha accettato poi? Non si è concretizzato? Poi Moggi mi ha offerto anche il doppio di quello che prendevo alla Juve. E allora? Io sono testone, sono rimasto e ho giocato, ho continuato a giocare e ho vinto, insomma. Peppe? Ma io credo che il rapporto sia stato un rapporto vivace, perché Tacconi è uno vero, cioè è uno che poi anche durante la carriera non li ha mai mandati a dire, ha sempre rotto gli schemi, e questo naturalmente poi a volte ti porta in alcune situazioni a essere magari inviso, ma credo che lui abbia sempre avuto il rispetto degli avversari. In generale, come vedi questo campionato, Tacconi? Io ritengo che il Napoli possa dire la sua addirittura per lo scudetto, dopo che... Ecco, ah? Si sente adesso, si sente. Dicevo, Tacconi, io credo che il Napoli possa dire la sua per lo scudetto, dopo che Inter e Juve hanno perso pezzi da 90 come Cristiano Ronaldo e Lukaku, e il Napoli tutto sommato non ha ceduto nessun picchio. Ma guarda, io vedo in Inzaghi un grande allenatore, è riuscito in breve tempo a far dimenticare un po' le amarezze per quanto riguarda i giocatori che sono andati via, però io credo che come dice Allegri, i calciatori vanno, le società rimangono, non dobbiamo stare lì a diventare matti per un giocatore che se ne va, anche perché ormai l'attaccamento alla squadra non c'è più, una maglia non c'è più, godiamoci questo calcio di oggi e speriamo che ci facciano divertire. Grazie a Stefano Tacconi, in bocca al lupo e a presto. Grazie, ciao. Grazie a Stefano Tacconi e grazie a Peppe Iannicelli, che domani sarà puntuale come ogni sabato qui su Radio Marte con Marte Sport Show dalle 12 alle 14 in vostra compagnia, con tante sorprese, tante curiosità e ovviamente i collegamenti a qualche ora da Napoli-Juventus. Quindi Peppe, domani grande giornata, campale direi a partire da mezzogiorno. Sì, sostanzialmente, perché vi faremo anche compagnia mentre andrete allo stadio, perché il consiglio di portarsi per tempo nella zona di fuorigrotta per evitare poi di trovarsi incolonnati tra i controlli Green Pass e i controlli ai tornelli è sempre utile, quindi accendete la radio, mettetevi in macchina, prendete la metro, arrivate con calma a fuorigrotta, entrate con tutta serenità di guardando Maradona, sempre sintonizzati con Radio Marte, che diciamo tutto e anche di più. Grazie a domani a Peppe Iannicelli. Voliamo in pubblicità tra poco, le ultimissime da Castel Volturno con Spalletti che parlerà tra poco, e poi ci sarà l'allenamento del pomeriggio, il primo di Osimhen dopo l'impegno con le nazionali. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Rieccoci in studio in diretta con Marte Sport Live, voce ai protagonisti, Gianluca Gifuni in vostra compagnia, c'è Mario Palligiano in regia. Scaricate l'app di Radio Marte sul vostro telefonino, perché questo vi consentirà di ascoltare tutta la nostra programmazione secondo per secondo in ogni luogo del mondo. Quindi ovunque voi siate, con l'app di Radio Marte sarete sempre al fianco di Radio Marte e Radio Marte sarà sempre al vostro fianco. Nel frattempo Allegri, tra le altre cose, ha anche detto chiaramente che secondo lui il Napoli è una delle candidate a vincere lo scudetto. Siete d'accordo con Allegri? Io credo che il buon Enrico Fedele non sia d'accordo, così come tanti che ci scrivevano per esempio ieri sera, che sono un po' scettici sugli obiettivi della squadra quest'anno. Pietro Lomonaco, grande dirigente navigato, è con noi al telefono. Buon pomeriggio Lomonaco. Buon pomeriggio a tutti voi. Allegri dice che il Napoli è una delle candidate a vincere lo scudetto, è d'accordo lei? Ma, diciamo che una vera pretendente alla vittoria finale che si stacca sulle altre non c'è. Forse l'Inter sarà un più rispetto alle altre, no? Certo. Di crediti.
quindi diciamo che in questo equilibrio al vertice è chiaro che il Napoli si gioca la sua carta, al pari dell'Inter, della Juve, della Roma, dell'Atalanta anche. Dico che ci vuole anche l'abitudine lassù, a stare lassù costantemente nel tempo. L'Atalanta negli ultimi anni ha fatto benissimo, ha fatto campionati di alta classifica, quindi non mi meraviglierebbe se alla fine dovessimo trovarla a concorrere con le altre. Senta, questo amico Joe scrive: se non battiamo la Juve che non ha Quadrado, che non ha Chiesa, che non ha Dybala, significa che potremmo al massimo combattere per il sesto posto. Ritiene che la partita di domani con questa Juve in grande emergenza e con il Napoli in emergenza solo per il fatto che tutti i nazionali torneranno alla spicciolata nelle prossime ore, da Ospina questa sera che non si allenerà, Osimhen che dopo aver avuto diciamo così l'abbuono nella sentenza, no, della Corte d'Appello federale, sarà in campo ma tornerà oggi pomeriggio solo per la rifinitura ultima prima della partita. Quindi da entrambe le parti l'emergenza, ma la Juve deve fare a meno di Quadrado, Chiesa e Dybala, che sono tre giocatori strategici, no, per lo scacchiere di Allegri. Ma sicuramente non approfittare di questa situazione di emergenza della Juve sarebbe delittuoso, sarebbe un peccato. Però io ci andrei piano con i discorsi catastrofici. Siamo appena all'inizio del campionato, di conseguenza il tempo farà migliorare le squadre, il tempo farà creerà dei meccanismi tali che le squadre si proporranno automaticamente al vertice, quindi diciamo che è una partita che potrebbe dare un'ulteriore spinta al Napoli in questo momento iniziale di formazione, però sicuramente di decisivo non c'è nulla. Le chiedo prima di salutarla di Anguissa, questo giocatore che ha disputato partite in passato nell'Olympique Marsiglia, nel Villarreal e poi nel Fulham, giocatore che somiglia un po' a Bakayoko ma è più dinamico e ha i piedi migliori. Dovrebbe giocare dal primo minuto domani, poi tra pochissimo, tra qualche secondo avremo le notizie da Castelvolturno che ci compie a squaletina, che ci dirà qualcosa in più. Però Anguissa è un acquisto che può risolvere i problemi di Spalletti a centrocampo, secondo lei? È un acquisto che evidentemente io non ho mai avuto grandissima una grandissima opinione. Buon giocatore ma nulla più, tra l'altro anche con problemi dinamici. Quali sono questi problemi dinamici, Lomona? È lento. Beh, ma è meno lento di Bakayoko, però. No, io parlavo di Bakayoko. Ah, ok, perfetto. Io vi stavo dicendo che non ho mai avuto una grandissima opinione, no? Certo. Di Bakayoko. E quindi quello che ha fatto il Napoli è un acquisto che secondo me fa lievitare il reparto, è più consono alla crescita del reparto rispetto a Bakayoko. Va bene, allora con questa ventata di ottimismo noi salutiamo Pietro Lomonaco, grazie direttore per essere stato con noi. Grazie a Pietro Lomonaco, le ultime da Castelvolturno a un'ora dalla conferenza stampa di Luciano Spalletti al Konami Center. Pasquale Tina, buon pomeriggio Pasquale. Ciao Gianluca, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, allora da che cosa vogliamo cominciare? Innanzitutto da Rahmani, Elmas e Osimhen che sono a Roma per ottenere dall'ambasciata britannica, come dicevamo anche ieri sera, questa esenzione speciale per poter partecipare all'Ester Napoli, partita di Europa League d'esordio che si giocherà all'Ester giovedì prossimo nel Regno Unito. Sì Gianluca, in realtà stanno tornando, hanno espletato delle pratiche per ottenere il visto, poi e l'UEFA che deve garantire non solo al Napoli ma a tutte le squadre che non ci sia la quarantena, l'obbligo di quarantena. Non è un problema solo del Napoli, sforzo, lo ripeto sempre, ma è un problema di tutte le squadre che poi vanno in Inghilterra a giocare le coppe europee, quindi è fondamentale, come dire, all'UEFA garantire per tutte le squadre, quindi è una situazione a cui sta lavorando soltanto il Napoli. Per quanto riguarda Osimhen e Elmas, quindi oggi faranno, più tardi faranno il primo
prossimo allenamento, allenamento di rifinitura. Che comincerà intorno alle 15.30-16? Sì, Gianluca, perché la conferenza è alle 14.30, un pomeriggio c'è l'allenamento di rifinitura. Vedremo insomma chi gioca poi alle spalle di Osimhen, che mi sembra il vero dubbio di formazione. C'è Elmas, vediamo anche Zielinski che ieri ha lavorato in gruppo, magari lo chiediamo proprio a Spalletti, insomma, in che condizioni è, se può fare uno spezzo di partita. Un as che è stato provato nei giorni scorsi credo sia possa essere più una soluzione magari in corso d'opera per dal primo minuto. Io credo insomma che Spalletti metta un altro centrocampista in modo che possa garantirti anche un po' di lavoro di copertura, quindi propendo più per Elmas che per un as al primo minuto. Ripeto, vediamo quindi, ma più Elmas che Zielinski, o Zielinski ha la possibilità di partire? Questo lo capiamo oggi, perché Zielinski di fatto non ha giocato tre partite con la Polonia, però ieri è rientrato e si è allenato a fare tutta la seduta in gruppo, quindi se sta bene potrebbe anche essere lui la sorpresa, che poi sarebbe un ritorno molto importante, perché sappiamo quanto sia, come dire, prezioso Zielinski anche in quella posizione. L'anno scorso ha occupato molto bene, credo abbia fatto la sua migliore stagione del Napoli, e Spalletti piace Zielinski in quella posizione, quindi è un'altra ipotesi da non sottovalutare. Per il resto credo giochino Politano a destra e a sinistra per completare l'attacco, centrocampo Fabian e Anghisha, in difesa con Ospina, Raivali, Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni, e Manolas e Koulibaly coppia per centrale. Quindi, a proposito di quelli dicevo, a proposito di Ospina, tornerà in serata, quindi non avrà il tempo di allenarsi e andrà direttamente a difendere i pali del Napoli domani sera. Vabbè, si è allenato ieri vincendo 3-1 col Cito, ha fatto tre partite, quindi mi sembra insomma che abbia giocato in questo periodo. Secondo me ha ritrovato anche un po' di continuità, visto che nel Napoli stava giocando Meret prima dell'infortunio. Credo che per un portiere poi ritrovare continuità e giocare sia sempre importante. Si arriva, farà il tampone e domani si aggrega al gruppo. Alternative non ce ne sono, perché come ti dicevo appunto Meret è infortunato, quindi toccherà a lui in questo periodo fare gli straordinari e difendere la porta del Napoli. Questo poi è fondamentale, che ci sia questo accordo con dell'UEFA, con il governo inglese per le competizioni europee, altrimenti Ospina avrebbe problemi. Giovedì, e ricordiamo che il Napoli in lista come terzo portiere, in lista B ai dati, anche non Marfella, che invece è il terzo del campionato. Certo, Spalletti dovrebbe parlare oggi anche, forse qualcuno glielo chiederà, del 5-1 subito in amichevole col Benevento, insomma cercherà anche di spiegare che cosa è che non è andato. Interpretando nelle sue parole del passato, non credo che gli sia piaciuto affatto, perché lui disse che, come dire, che indossare quella maglia, cioè la maglia del Napoli, contava anche in allenamento, quindi maggior ragione in un amichevole, era un allenamento. Però insomma credo che perdere 5-1 in casa non faccia mai piacere a nessuno, per le proporzioni, per il modo in cui hai giocato quella partita, perché probabilmente qualche giocatore che avrebbe dovuto sfruttare la gara per mettersi in mostra non lo ha fatto. Quindi, Petagna per esempio, elementi. Ma Luca, è difficile salvare qualcuno di quella partita. Lozano anche, sì, effettivamente. Lozano, anche Fabian non era al massimo, parliamo di titolari. Mario Rui sinceramente non dico nulla, perché ha giocato in un ruolo non suo, quindi è difficile, come dire, poter giudicare la prestazione in un ruolo che non è il tuo. Ma io parlo anche di alternative, c'è anche Malquist ha deluso contro il Benevento, molto deluso. Doveva mettersi in mostra, perché è comunque l'alternativa di Lorenzo sulla fascia destra, e avrebbe magari dovuto interpretare la gara diversamente. Era in ritardo Juan Jesus, che mi è sembrato insomma, come dire, un giocatore che deve trovare la migliore condizione, adesso non ce l'ha ancora, quindi sono tutti elementi di cui Spalletti dovrà tener conto, e è un monito per questi giocatori di migliorare, perché poi Gianluca ci sarà bisogno di loro. Di Lorenzo non le giocherà tutte le partite, pur essendo un calciatore insomma di grande anche sostanza fisica, però prima o poi rifiaterà anche lui, quindi ci sarà bisogno di Malquist.
Petagna credo sia un discorso di un giocatore che di fatto ha cominciato ad allenarsi con il gruppo un mese fa a Castel di Sangro, perché ha cominciato intorno al 10-11 agosto, quindi normale che un giocatore così forte fisicamente deve ritrovare la migliore condizione. Credo che quei 90 minuti gli abbiano fatto soltanto bene. È chiaro, insomma, che anche lui poteva fare meglio. Va bene Pasquale, noi ci fermiamo qui, buona conferenza stampa di Spalletti, di cui vi daremo i dettagli ovviamente in serata con il commento ancora di Pasqualetina a partire dalle 19 in Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Buon lavoro Pasquale, buon pomeriggio. Ciao Gianluca, ciao. Grazie, siamo in chiusura di blocco, tra poco arriva Gianni Di Marzio con le sue trappole e risponderà alle vostre domande, quindi cominciate a chiamare allo 081 636363 per intervenire in diretta con Gianni Di Marzio. Chi volesse invece inviarci un messaggio WhatsApp può farlo al 339 666 9990. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni per Marte Sport Live, voce ai protagonisti, con voi sino alle 14, Mario Palligiano in regia tra pochissimo, Gianni Di Marzio insieme a noi con le sue trappole, potete intervenire allo 081 636363 per intervenire in diretta. Lello da Quarto invia il suo solito, devo dire, consueto messaggio pessimistico, perché scrive 0-3 o 0-4, in difesa la Juve vincerà. Però uno, troppa differenza di qualità ed il Napoli ha solo 3 centrocampisti disponibili e 5 difensori, di cui 4 in campo e 1 in panchina. Insomma, per Lello da Quarto il centrocampo e la difesa vede la Juve superiore nonostante le assenze in casa Allegri. La Juve giocherà con Chesney in porta, De Sciglio, Bonucci, Chiellini e Pellegrini, Luca Pellegrini in difesa, McKennie, Locatelli e Rabiot giocheranno a metà campo, Bernardeschi e Kulusevski ai lati di Morata per un 4-3-3. Il Napoli con Ospina in porta, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui in difesa, Fabian Ruiz, Anguissa ed Elmas Ozielinski, vedremo, a sostegno della mediana ma anche della punta, Politano a destra, Insigne a sinistra e Osimhen in attacco. Gianni Di Marzio è prontissimo. I Trappolari, il filo diretto con Gianni Di Marzio. Gianni, buongiorno. Eccomi qua, come stai? Tutto bene, tutto informissimo. Io voglio capire, Spalletti, quali trappole può utilizzare per fermare questa Juve? Ma già un suicidio, quello di Allegri, fa giocare a Pellegrini da sinistra. E non ha quadrato, non ha né quadrato né Alessandro, quindi è in emergenza. Ma quelli non lo so, chi c'ha, chi non c'ha. Ma Pellegrini è un ragazzino che già a 15 anni guadagnava 1 milione di euro con la Roma, perché se no il papà lo portava via e non è ancora firmato. Questo quindi è un romano che già in testa è giocatore, ma non lo è stato fino a questo, perché tecnicamente non è male, è un buon terzino sinistro, spinge discretamente, ma non è l'uomo che può fermare Politano. Il Napoli, la trappola è quella là su Politano, e poi c'è Insigne dall'altra parte che dovrebbe mascare di Sciglia, ma Insigne incomincia a muoversi e va dentro al campo, quindi il Napoli potrebbe essere avvantaggiato con Politano da quel lato. Certo, non solo, perché tu devi considerare che Osimhen andrà a finire nella morsa di due giocatori di grosso spessore, anche sotto l'aspetto fisico, che cercheranno di metterlo fuori gioco, perché Osimhen attacca gli spazi, quindi gioca molto sul lungo, e questa è la verità. Poi io, per quello che mi riguarda, mi sono già espresso, perché lo conosco, non come dei tuoi colleghi napoletani dei giornali sportivi che a su Anguissa lo fanno passare per un centrocampista difensivo. Ma quale difensivo? Questo spinge, vai, viene avanti, dribbla, salta l'uomo, si butta dentro. È un po' come Allan, Gianni. Come Allan, ma Allan era più un interditore, hai capito? Un cursore. Questo invece, stranamente, Allan era brasiliano. È brasiliano, quindi c'è anche piede buono, però più o meno è come Allan, sì, però non è, come dire, fisicamente è strutturato meglio, è anche più alto e poi è un po' più spregiudicato nel dribblare, anzi certe volte porta troppo la palla, però è un buon giocatore, questo ha fatto 40 partite con il Villarreal, è stato pagato 30 milioni di sterline da Fulham, anzi stranamente Fulham le prime partite non le ha fatte, l'ha portata in panchina e non ho capito perché,
lo ha dato via, questa è la verità. Poi tra l'altro nazionale camerunense, ha giocato anche in Francia, no è un giocatore valido, l'età giusta, è maturo, a me piace. Certo non è il giocatore che tatticamente serviva al Napoli, perché tra lui e Fabio Ruiz nel 4-2-3-1 nessuno dei due rimane a zona, hai capito? Vanno tutti e due avanti, quindi non vorrei che in mezzo a campo, in quella zona lì, davanti a Koulibaly e a Manolas, Dybala, che è un trequartista. Non c'è Dybala, non c'è neanche lui. No. Giocano Bernardeschi, Morata e Kulusevski in attacco. Quindi... Bernardeschi, guarda, per me, se vuoi te lo dico, perché ci sono tanti napoletani che ci stanno ad ascoltare, e poi domani per l'ennesima volta si renderanno conto, anche si ricorderanno pure qualche parola mia, spero di sì. Bernardeschi potenzialmente è un grande giocatore come corso, coordinazione, tecnica, però non è completo sul piano della maturità della sua personalità. Una volta si capisce biondo, un'altra volta è troppo superficiale. I giocatori che cambiano idea non mi danno quella serietà, come ti devo dire, personale, che dici io qua sono giocatore di calcio, devo fare. Vabbè Gianni, ma lascia perdere, i giocatori che cambiavano il colore dei capelli quando eri allenatore non ti piacevano, ho capito. Sono all'antica, lasciami stare, per favore, per me sono in stabilità mentale. Rissa, va bene, Salvatore al telefono, buongiorno. Buongiorno e complimenti specialmente a Di Marzio, perché io non posso fare a meno di chiamare quando si sta a Di Marzio, perché lui è Giordano, sono una delle persone serie che ci avete come opinionista a Radio Marte, mi dispiace dirlo ma è così. E volevo chiedere, già mi avete risposto perché mi avete anticipato, perché volevo chiedere al grande Gianni Di Marzio della sua navigata esperienza, nella sua cazzimma di napoletano, come avrebbe schierato il Napoli contro una Juve che tutti dicono che sta in difficoltà, ma io che ho 78 anni ne ho subito di angherie di quella, da quella società, quindi volevo chiedere questo, ma voi già mi avete risposto, faccio una domanda trappola al grande Di Marzio. Va bene, grazie Salvatore. La domanda trappola, Gianni, devo darti un'altra pillola però, per farti analizzare bene il discorso che farai per rispondere a Salvatore. Potrebbe anche non giocare Pellegrini, ce lo suggerisce Gaetano, poi tra poco ci collegheremo con Torino per saperne di più. Potrebbe fare anche difesa a tre con esterni larghi, Bernardeschi a destra e De Sciglio a sinistra. No, c'è notizie di mano fresca, gioca lui. Gioca Luca Pellegrini, allora come abbiamo detto. Non giocano a tre. Non giocano a tre, giocano a quattro. Gioca Di Sciglio a destra. Di Sciglio e Pellegrini a sinistra. E non De Sciglio a destra alto e Bernardeschi a sinistra alto con la difesa a tre. No, noi dobbiamo stare attenti invece alla nostra sinistra con Mario Rubio, che la giocherà con Lucescu. E con Lucescu lo fa nero, specialmente nella fase offensiva, perché Mario Rubio è uno che spinge, ma la fase difensiva purtroppo non sta nelle sue corde, nella sua mentalità, hai capito? E io ho paura là, ti dico proprio sinceramente. Va bene, come schiereresti Gianni il Napoli, ti chiedeva Salvatore, brevemente? No, non mi metto in difficoltà. Per fermare la Juve. No, ma per educazione nei confronti di Spalletti. Se tu mi fai una domanda, gioca di cercare di dico, sarebbe meglio questo e meglio quella. Ma se tu mi fai la formazione, io sono Spalletti, io mi incazzo pure e dico Di Marzio, perché andi a chiudere. Va bene, e allora questo amico dice il grande Giorginio si è fatto biondissimo adesso. Cosa dice Di Marzio? Anche lui è instabile? No, lì ha fatto una scaramanzia, è diverso. Se divento campione europeo, mi faccio i capelli biondi, io così ho saputo. Va bene, allora andiamo al telefono. Gennaro, buongiorno. Buongiorno al vostro carito ospite. Nulla, volevo dire a Gianni, noi il Napoli ha la prima cosa, un'unica certezza, che è l'allenatore. Però sul mancato arrivo degli esterni, no, dopo tanti anni, no, Gianni, dell'esterno ma io dico degli esterni, perché Di Lorenzo l'abbiamo ritrovato, perché giustamente ha fatto quello che sta facendo, ma non era una certezza. Ma io dico che mancano gli esterni sia a sinistra che a destra. Ora siamo più coperti perché c'è Di Lorenzo, che è entrato nel, diciamo, nell'ambiente, e si sta vedendo che è un calciatore. Però per me manca è il grande attaccante. Vi saluto per me, vi ascolto per radio. Aspetta un momento, ti interrompo. Anche se Di Lorenzo ogni tanto si fa sfuggire l'avversario alle spalle,
hai capito? Quando arrivano i cross dal lato opposto e li fanno sempre gol, però è migliorato moltissimo, questo è fuori discussione. Ma dall'altra parte, Spalletti in allenamento contro il Benevento ha provato, ha messo Malquitti il secondo tempo, l'ha fatto giocare terzino e sinistro per vedere se eventualmente poteva trovare una soluzione. Poi ha giocato con Mario Rui in mezzo al campo, improponibile e imbarazzante Juan Jesus, che non si può presentare in campo in quella maniera. Per me è lui che, per non lo Bosch, deve calare 10 kg. Io conosco da 15 anni, da quando giocavo nell'Under 17 brasiliano, che l'ho visto in Brasile e l'ho visto agli eventi sudamericani. Hai capito? Poi non può giocare a testino sinistro perché non ha spinta, non ha già gamba da farci. Lui è un ex stopper, è un centrale difensivo, ma deve stare a posto fisicamente. Non come dolori fisici, come che io ho letto da qualche parte che ha avuto degli infortuni a Roma. Proprio deve stare a posto, deve calare di peso. Non l'ha visto contro i Beneventi. Quella... E poi i giovani del Napoli, a mio avviso, in questo momento, nessuno di questi è pronto. Un terzo portiere, tu Napoli, devi tenere un terzo portiere sicuro se vuoi lottare per andare in Champions, o se vuoi lottare anche per lo Scudetto. Non puoi rischiare come adesso, che ti capita i portieri poverini. Ospina viene dal Sud America, il ragazzo si è fatto male disgraziatamente, hai capito? E tu un terzo portiere sicuro devi tenere, puoi tenere, e purtroppo portiere... adesso non si può fare, Gian, nel senso, ho qualche svincolato, devi prendere uno svincolato, Mirante per esempio. Andiamo da Enzo al telefono. Buongiorno Enzo. Buongiorno. Volevo, vabbè, innanzitutto secondo me la partita sarà dura, perché purtroppo siamo abituati, che i signori dall'altra parte sono abituati a fare queste cose, a giocare le partite nelle difficoltà si esaltano. Però non dobbiamo far passare il messaggio che Napoli è favorito, perché sto ascoltando un po' attraverso le radio qui di Napoli, anche le altre emittenti, è come se Napoli avesse già i 3 punti in tasca. Io penso che sia una cosa sbagliatissima. Se partiamo con questo presupposto, secondo me ne usciremo con le ossa rotte. Poi volevo dire una cosa a mister Di Marzio. Ma secondo lei quest'anno siamo più competitivi dell'anno scorso, nonostante il mancato acquisto del terzino sinistro? Grazie, Enzo, è tutto chiaro, no, grazie. Ma siamo più competitivi perché Osimhen è migliorato molto, è rimasto fermo 3-4 mesi lì quando si è fatto male alla spalla, che Gattuso lo fece andare in Nigeria, è migliorato molto, può ancora migliorare di più, ma oggi è diventata una certezza anche sotto l'aspetto psicologico e sotto l'aspetto ambientale. Lui sente il pubblico lo vede bene, quindi il giocatore dà di più. Mi risulta anche Spalletti li fa fare finalmente, come avevamo suggerito senza presunzione anche noi, dei lavori individuali, come si deve muovere quando il compagno c'ha la palla, come si deve staccare l'uomo da dosso e come si deve presentare in area di rigore quando deve attaccare o il primo palo o il secondo palo, staccandosi l'avversario da dosso. Mi risulta che queste cose le stanno facendo. Le ha fatte anche il ritiro. Il giocatore migliorerà ancora di più. Se è un uomo che ha 15 gol nelle gambe, ne farà 20-25. Bene, secondo. Gianni, Francesco, sai sì. Che scrive... Buongiorno, no. Per scaramanzia, Di Marzio, se vinciamo lo scudetto, Di Marzio deve farsi biondo. Sei pronto a farti biondo, Gianni? Un po' come Giorginio. Ma non mi faccio anche rosso, mi faccio. No, tranquillo. Di Marzio biondo sarebbe bellissimo. Mi faccio rosso di vergogna. Vabbè. Ma ci stanno le squadre che tiene il maglietto rosso Gianni, giallo. Ma quale rosso? Tu devi farti i capelli come Giorginio, biondo, oppure un po' come Bernardeschi, questa è la verità, sì. Ci scrive Francesco. Sì. Io già me ne sono tagliati a zero per l'estate, figurati, aspettiamo che crescano bene. Gigi Soriani aspetta anche lui Di Marzio biondo se il Napoli vince lo scudetto. Quindi... Ma sicuramente, ma 100%. Poi ci vediamo qui anche in televisione. Gianni, ci fermiamo, un minuto di pubblicità e poi torniamo con lo 081-6363-63, filo diretto con le trappole di Gianni Di Marzio. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. I Trappolari. Il filo diretto con Gianni Di Marzio. 081 6363 per intervenire in diretta con Gianni Di Marzio. Gianni, buongiorno di nuovo.
Eccoci qua. Allora, se vinciamo, dico, se vinciamo lo scudetto, tutti con i capelli azzurri, scrive questo amico. Un altro amico scrive: Ramsey, Rabiot, McKennie, Arthur. Allora, Arthur ne avrà per 30 giorni ed è indisponibile. Ramsey è indisponibile, ci sono soltanto, come abbiamo detto, McKennie, Rabiot e Locatelli nel centrocampo della Juventus. Questo vabbè, è qua. Ma già un centrocampo con Locatelli che fa il play, McKennie è uno rapido. E Rabiot è un bel cursore, onestamente, che è un buon giocatore. Questo qui. Il problema, secondo me, è che siccome Quadrato arriva stasera insieme a Ospina, quello fa giocare. No, non gioca, non gioca, non gioca Quadrato, lo ha detto. Vabbè, allora, l'ha detto lui, allora è tra bugia. Dove l'ha detto? In conferenza stampa, sì. Però, vabbè, ovviamente, può anche cambiare idea. Sì. Ma io lo farei giocare, onestamente, metterei Di Scida al posto di Pellegrini dall'altra parte per cercare di marcare naturalmente Politano e metterei Quadrato a destra che ha insegnato se mi ha marcato bene. Quadrato, allora questi giocatori, è bene che tu lo sappia Gianluca, perché te lo devo spiegare in 30 secondi. Guarda l'orologio, per cortesia, perché sennò non mi eccolo qua, vai. Questi giocatori che vanno in Sud America a giocare, anche se cammina aereo a Parigi, viaggiano in business class, intercontinentali, dormono. No, ma viaggiare in business class, tu l'hai fatto i viaggi intercontinentali? Sì, ma no, in business class mai. Allora, io ho avuto la fortuna, grazie al calcio, di andare, mo solamente con il Covid non sono, avrò fatto 15-20 viaggi intercontinentali. Là si sembra, l'aereo non si muove proprio, tu puoi dormire, puoi mangiare, servono a tavola, prendi tutto e di più. Sembra di stare con il tavolo, sembra di stare a casa tua meglio. Perché mangi bene, ti cucinano bene, bevi lo champagne, quindi si giocano qua, recuperano, non è che viaggi in aereo, che l'aereo balla e dici poverini, chi lo manda 7-8 ore sembra ballare, no, non ti muovi proprio, poi dormi, ti stendi, ci stanno i letti, hai capito? Quindi recupera. Però Quadrato non è proprio partito per Napoli, quindi i giocatori sudamericani sono animali, chi se ne fanno quando sono arrivati in Italia, questi giocano da tutte le parti. Non è proprio partito per l'Italia, è proprio rimasto in Sud America Quadrato, capito Gianni? Quindi sicuramente non giocherà. È rimasto in Sud America, non parlo più. Però io parlavo per concludere, se no qualche nostro ascoltatore mi darebbe, dice, ma tu che stai dicendo? Io sono per esempio uno steward, ho viaggiato tanti anni, là il problema è anche il fuso orario, stiamo attenti, capito? Il fuso orario ti può fregare. Claudio al telefono, buongiorno. Buongiorno mister. Buongiorno amico mio, eccomi. Allora, non mi pare a trappole come Gianluca. No, diciamo una piccola trappola. Ma seria, piccola. Allora, certamente. Meret, Gulam, Demme, Lobotka a questo punto, Mertens. Se per metà ottobre, diciamo, la maggioranza o quasi tutti rientrano, è plausibile che il Napoli possa ambire almeno alla Champions League, fare una bella figura in Europa League, almeno questo? Grazie Claudio, grazie. Ciao. Guardi, io credo di sì, però c'è da lottare, onestamente, perché a me non mi piace perché leggo i titoli sui giornali degli ex calciatori, degli allenatori che hanno per ruffiani nei confronti dei tifosi del Napoli. Siamo pronti per lo scudetto, non è vero. Non siamo pronti per lo scudetto, abbiamo perso Emerson per 500.000 euro, manca per 1 milione andarlo a prendere, se ne ha preso il Leone. Il Napoli non ha investito e non si è completato per puntare eventualmente allo scudetto per migliorare la qualità. Detto questo, consideriamo, l'Inter è una squadra forte che ha vinto lo scudetto e secondo me anche con la partenza di Lukaku si è rinforzata. Secondo, il Milan è una squadra che ha fatto un progetto giovane con giocatori di esperienza e quindi c'è da lottare anche con una squadra di questo tipo. Poi c'è la Lazio che pensa a Sarri, che si è rinforzata anche la Lazio, e aspettiamo che Sarri riesca a mettere in moto le sue idee e che i giocatori le accettano. Poi signori miei, non ci dimentichiamo che in tutto questo c'è stato, ma Roma, a Roma è l'Atalanta. Gianni, però devo dire una cosa, questa mattina Allegri ha detto il Napoli è una delle candidate a vincere lo scudetto. Perché lo ha detto? Perché io vengo a giocare a Napoli, che deve dire? Ma perché secondo te quando faceva l'allenatore andava a giocare, che so, a Genova contro Genova, non dicevi Genova è una grande squadra? E allora vedi che le trappole le hai sempre fatte, no, e le fa pure Allegri. Ma tu eri il mio maestro, ecco. Ma quale maestro, Gian? Allora anche Allegri è un trappolaro. Vogliamo chiederlo a Marco Venditti, che è il curatore e direttore di Signora Mia da Torino. Marco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ecco. Buon pomeriggio a voi, ciao ragazzi. Dall'altro lato c'è Gianni Di Marzio che ti faccio salutare. Accidenti, il maestro. Buongiorno, buongiorno Gian. Un maestro sei tu,
io posso essere tu, Gianluca Giffuri. Io ci sono da imparare. Vabbè, sì, sì, va bene. Trappole anche in questo senso, caro Marco. Prima, ti abbiamo interpellato in un minuto. Insomma, ci puoi dire alla fine, Allegri, dopo quello che ha detto oggi, che formazione schiererà domani? Difesa a 4, molto probabilmente, come dicevamo io e Gianni, più che la difesa a 3. Ma allora la situazione è più complessa del solito, anche perché c'era la speranza di poter avere Quadrado almeno, ma purtroppo per un problema intestinale è rimasto giù in Colombia, quindi la situazione si aggrava. Una Juventus ridotta ai minimi termini, una grossa occasione ovviamente per il Napoli poterla battere. E non lo però... diciamo, non lo diciamo, perché questi beh, insomma, sono ragazzi, insomma ragazzi, se non battete una Juve così, allora c'è da preoccuparsi. Oddio, ma scusami, scusa. Se leggiamo la formazione, se ce la dai adesso, la formazione, però se è questa, Cesni in porta, De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Luca Pellegrini? Sì, esatto. Fino adesso confermo. McKennie, Locatelli, Rabiot nel tridente in mediana? Sì, esatto. Bernardeschi, sì. Morata, Kulusevski? Esatto, fermiamoci qui, è finita la squadra. Ho capito, mica è una squadra malvagia. No, per carità, ci mancherebbe altro, però ragazzi, insomma, capisci da solo che il campo di Napoli è sempre ottico, il Napoli è una squadra forte, chapeau, tanto di cappello, ti devi presentare con la migliore formazione. Indubbiamente questa non è una squadra, ci mancherebbe altro, è una seconda squadra, però insomma mancano dei pezzi da 90 e di cui non, insomma, sarebbe il caso di poterne usufruire. Ad esempio io parlo di un certo Federico Chiesa, guarda caso, insomma, non so cosa mi rispondi tu, insomma... E allora Gianni, hai sentito? Io ho sentito, ma sono convinto. Ma è una trappola, da Torino dicono che il Napoli deve approfittarne, è una trappola anche questa, Gianni. No, ma sono convinto anche la formazione è una trappola, perché secondo me gioca lui, gioca Kulusevski adesso al posto di Bernardeschi e fa giocare a Ken, come lo vogliamo chiamare, capito? Ken, per cui sì, un po' alla Mandzukic, se vogliamo. Per me potrà fare anche così, perché Allegri è intelligente, è in gamba. Io come allenatore lo stimolo molto moltissimo, anche perché dalla panchina lui vede bene anche sui cambi, questo è fuori discussione. Pertanto lui sa che gioca contro il Napoli, che ha un tridente forte, Politano e Insigne sugli esterni, e Osimhen che attacca e va a fare pressione centralmente sulla lunghezza, e poi i tre centrocampisti del Napoli, devo dire purtroppo, sono molto offensivi tutti e tre, nessuno rimane a guardia della linea difensiva e dei due centrali, mano a Sequibari. Quindi lui cercherà con Morata di partire in contropiede con gli inserimenti di uno dei centrocampisti in verticale tipo Locatelli, e si fermerà Rabiot. Quindi lui la studia la partita, come te la stiamo dicendo noi. Potrei fare una domanda al signor Di Marzio? Intanto io ho un ricordo bellissimo di lei, perché è una persona dolcissima e sa molto bene il suo lavoro, e quindi la stimo, questo ci tenevo a dirlo pubblicamente. Poi le volevo chiedere, lo chiedo proprio a lei perché lei è una persona competente, se in questa fase particolare del campionato, dove c'è molta incertezza, dove ci sono questi famosi problemi ovviamente dei voli transoceanici di giocatori che lasciano le squadre, ecco, se secondo lei ci può essere un segnale che possa cambiare qualcosa, perché io non credo, insomma, che una squadra debba essere privata, parlo per la Juve, parlo per il Napoli, parlo per l'Inter, per il Milan, per tutte quante, non credo che sia una cosa molto molto giusta ai fini delle società che pagano i giocatori se si infortunano, eccetera. Cioè, io posso capire una semifinale importante qualificazione per un mondiale, per un europeo, ma non è possibile che per ogni piccola amichevole questi ragazzi devono partire e poi ovviamente non essere a disposizione delle società. Perfetto, ma vai Gianni. No, ha perfettamente ragione. Io posso solo aggiungere che non sia mai poi capitano questi famosi infortuni, ma in tutto questo si deve guardare il calendario a livello internazionale. Questa è una questione della FIFA, che deve cercare di mettere riparo, perché le società devono essere tutelate. Sappiamo però per certezza, almeno per quanto riguarda me e i sudamericani, che loro tengono più alle loro nazionali e non alle società che li pagano, e l'autamente. E allora noi dobbiamo salutare Marco Venditti. Marco, buon lavoro, ovviamente buona partita domani tra Napoli e Juve. Io ti ringrazio il maestro Di Marzio, ciao a tutti. Gianni, noi siamo in chiusura, devi dire solo un numero e un nome. Allora, un amico ti chiede: l'avresti fatto lo scambio Petagna-Cutrone con l'Empoli?
Sì o no? No. No. E invece vuole sapere questa amica, hai parlato di fuorigioco, Chiellini, Bonucci. Quante volte manderanno in fuorigioco Osimhen? Ci chiede Antonio. Dai un numero. Ma non dipende solo da loro due, dipende anche dagli esterni, dai due terzini che devono salire contemporaneamente, capito? Quindi ma quante volte? 10 volte? Quando avevo 10 volte, madonna mia, 10 volte. Ma no, per me 4-5 volte riusciranno, dai. 4-5 volte. Grazie a Gianni Di Marzio. Buona partita, Gianni. Buona giornata. Andiamo stasera, domani. Grazie. Ciao. Grazie a Gianni Di Marzio. Siamo in chiusura. Tra poco, very good con voi per un grande pomeriggio qui su a Radio Marte. Siamo in chiusura. Grazie a Mario Palligiano. No, very good. No, very good. Non c'è very good. No, very good volevo dire molto bene. Cioè, very good non è il titolo della trasmissione. Molto bene in inglese. Molto bene. La musica di ieri contro la musica di oggi è uno spettacolo, perché io sono sempre per la musica di ieri, ovviamente, vista l'età, però insomma c'è anche chi è per la musica di oggi, e tra poco vi sfiderete in questo simpatico e meraviglioso pomeriggio. Grazie a Gigi Soriani e Mario Palligiano in regia, a voi per la cortese attenzione. Da Gianluca Gifuni è tutto, ci sentiamo stasera per le ultimissime, anche con la conferenza di Spalletti che parla tra poco alla vigilia di Napoli-Juventus, e come sempre con simpatia. Buon pomeriggio. Marte Spotlight.